si riunisce la consulta e dei sindaci come per questo pomeriggio. È una cosa interessante perché ci sono tanti spunti interessanti, propositivi per la città. C'è un grande interesse per il bene della città, per le cose fatte bene. Io per la verità sono particolarmente orgoglioso di aver voluto istituire la consulta degli ex sindaci. Appena eletto li consultai per verificare la loro disponibilità a riunirci come consulta degli ex sindaci, perché io ritengo che coloro i quali hanno avuto la responsabilità di amministrare questo paese e hanno quindi bene in mente quali sono i problemi, quali sono le soluzioni da dare e quindi l'esperienza accumulata, la sensibilità che hanno, possa essere di stimolo e possa essere di un confronto costruttivo sempre di più per il bene di questa città, e lo sono particolarmente contento perché sta dando i suoi frutti e nei momenti, diciamo, anche più importanti di quelle che sono le scelte per il futuro di questa città, mi confronto con loro. Oggi ci siamo confrontati sul piano casa, sull'abbassamento della TARSU che sarà praticato qui a poco nel prossimo bilancio, e quindi ho avuto tanti suggerimenti che faccio miei, perché queste esperienze messe insieme possono dare quella giusta risposta ai bisogni della città e possono sicuramente dare un beneficio all'intera collettività. Quindi colgo l'occasione per ringraziarli e per dire che anche grazie al loro contributo possiamo e dobbiamo fare di più per Angri. Questa consulta dei sindaci perché dà la possibilità di una visione anche differente, insomma, e poi un occhio esterno è sempre importante in un contesto in cui amministrare oggi è abbastanza articolato. È abbastanza difficile, anche perché amministrare oggi significa sopportare l'urto del paese, quindi della cittadinanza, molto, perché non c'è più il filtro dei partiti. Quindi diciamo che politicamente oggi amministrare è più difficile di ieri, perché ieri c'era il filtro del partito, oggi non c'è più. Con le liste civiche il consigliere comunale come non deve dar conto più a nessuno, cioè si passa da destra a sinistra o al centro secondo le necessità. Per cui per un sindaco di un paese tenere, come dire, la barra dritto e governare è diventato oltremodo difficile. Era più facile per noi quando alle spalle avevamo dei partiti, vedi DC, PC o PSI, che erano i partiti classici di una ventina d'anni fa, ed era molto più semplice all'epoca. Le difficoltà ci sono sempre state. Per quanto concerne l'amministrazione di Angri in questo momento, il dottor Mauri sta facendo il possibile, forse anche l'impossibile, per poter governare questo paese. Come dicevo, è molto difficile. È difficile ad Angri come è difficile in tutti i paesi. Lui si sta adoperando tantissimo per ridurre la spesa della TARSU. E diciamo chiaramente che forse la TARSU è una delle tasse più odiose che può subire un cittadino. Noi siamo fortunati, almeno da questo punto di vista, perché Angri paga 2,58 centesimi per metro quadro, quindi non è tanto considerato i 5-6 euro per metro quadro dei paesi limitrofi. Quindi da questo punto di vista siamo contenti. Il sindaco decise, dopo averci consultato, di istituire con delibera di Consiglio Comunale la consulta degli ex sindaci. Ci siamo tutti, quelli che sono viventi, voglio dire, e volentieri, quando siamo chiamati, mettiamo a disposizione la conoscenza della città o dei problemi della città per dare un contributo positivo ai nostri cittadini.